Biglietto per l'Islanda? C'è. Gippino pronto a sfidare le tempeste di neve? C'è. Giacomo? C'è. C'è anche oggi. Contatti italiani e islandesi da intervistare? Ci sono. Donazioni per chiudere il progetto? Ci siamo quasi. Eh sì, ci siamo quasi. Forza ragazzi, dai, o come direbbe Gheddafi. Dare giù! E le van! Dal 21 novembre io e Giacomo partiremo per capire quanto sia depressivo il Nord Europa. Un documentario di un'ora, un qualcosa di immenso. Trovate il link in descrizione per chiudere una buona volta le donazioni. Ma prima facciamo come il nostro caro Ungaretti. Illuminiamoci d'immenso. Sì, lo so, è ottobre, faccio come Internet Explorer, ma dovete sapere che settembre, non ottobre, è il mese dell'anno che più preferisco, non soltanto per quel mix di depressione legata al fatto che tutto torna come prima, la scuola, il lavoro, gli impegni stressanti, ma anche perché settembre è notoriamente la stagione del fico e qui dovete sapere che dove vivo è pieno di sagre dove potersi mangiare un bel piatto di fichi, pasta e fichi, la fine del mondo. Cosa succede? Beh, all'inizio di settembre vado in un paesino qui vicino, 400 anime, e con estremo disappunto, lo vedete attraverso questa mia storia Instagram, scopro che i fichi non ci sono. Troppi insetti, ma soprattutto troppa siccità. La danza della pioggia, dicono, non ha funzionato. E quindi, addio pasta con i fichi. La sensazione è stata pari a quando a 18 anni ho scoperto che Babbo Natale non esisteva per davvero. Un trauma. Ecco, credo che su una questione siamo tutti quanti d'accordo. Un'estate così, mai più. Se da un lato l'effetto bagnomaria di questi mesi non è stato certamente piacevole, dall'altro però l'arrivo dell'autunno non è stato per forza di cose foriero di fresco e pioggia benefica. Di pioggia sì, magari, ma di quella in abbondanza, cioè di quelle bombe d'acqua che come qualche giorno fa hanno devastato le Marche portando vittime e distruzione. Ok. Non esistono più le mezze stagioni e che con le nostre emissioni abbiamo fatto sì che il mondo sia ormai una creatura a briglia sciolta, ce lo dimostrerebbe anche un recente studio del centro di ricerca giapponese Riken, secondo cui trattare il terreno con etanolo aiuterebbe le piante a sopravvivere durante una siccità. Cioè, detta in maniera semplice, dovrebbero essere innaffiate con piccole quantità di alcol, come se la natura stessa si stesse lasciando andare all'alcolismo. Dopotutto, reinterpretando il motto della regina Maria Antonietta, se non hanno acqua da bere, che bevano vino. Dovremmo essere così doppiamente felici se, stando alle ultime notizie, il nostro comparto vinicolo ha retto piuttosto bene alla siccità e al caldo record di quest'anno. Si parla di una produzione sui 50,27 milioni di ettolitri, leggermente superiore a quella dell'anno precedente, per un 3% in più rispetto alle medie del periodo 2017-2021. Ciò è dovuto anche alle piogge di agosto, a macchia di leopardo, in questo caso diremmo intelligenti, che non hanno procurato danni, perché se l'assenza di pioggia è generalmente un problema per le coltivazioni, lo è anche l'estremo opposto. Però non a tutti è andata bene, perché in alcune zone d'Italia le piogge non sono state clementi. Ho 40 anni, chi ha qualche anno in più di me ha detto che una cosa del genere non l'ha mai vista. Questa è una risaia dove abitualmente si sentivano gracchiare le rane e quindi anche tutta la fauna che è legata all'ecosistema è definitivamente compromessa. Ad agosto, dopo mesi di precipitazioni zero, ci si è appunto scatenati tra bufere, grandine e tempeste. È il cambiamento climatico, baby. Secondo Coldiretti, le devastazioni improvvise e concentrate hanno causato danni all'agricoltura per 6 miliardi. Senza peraltro portare sollievo all'emergenza idrica. O qualcuno dei miei amici alla Sagra del Fico ha esagerato con la danza della pioggia, oppure siamo di fronte alla conferma che il clima sta effettivamente cambiando. Precipitazioni brevi e intense, passaggi bruschi dal caldo al maltempo, sfasamento stagionale, in una parola, tropicalizzazione. Precipitazioni improvvise di breve durata e così violente, oltre ai danni alle coltivazioni, causano frane, smottamenti e alluvioni e per l'appunto, per la loro concentrazione ristretta in certi periodi e in pochi giorni, non contribuiscono neanche a risolvere l'altro nostro grande problema. La desertificazione. In pratica si tratta di una vera e propria guerra. Se anche le nostre coltivazioni di olive, pomodoro, grano o basilico decidessero di resistere coraggiosamente alla morsa del caldo e della siccità, sarebbero comunque destinate, molto probabilmente, a cadere sotto la furia di una tempesta d'agosto. E chi sopravvive, o meglio quei pochi che sopravvivono, sono rivenduti a prezzi per forza di cose rialzati. A luglio Coldiretti segnalava rincari del 10,8% per la frutta e dell'11,8% per la verdura. E non pensiamo che questi rincari vadano ad arricchire le aziende agricole. Anzi, sono circa un terzo le attività che continuano a lavorare a reddito negativo per via dei rincari dovuti alla guerra in Ucraina, con cimi più cari del 170%, mangimi del 90% e gasolio aumentato del 129%.
Quel poco che vendono, seppur a prezzo rialzato, non riesce certo a coprire i costi di produzione. E vabbè, direte voi, addio agli spaghetti pomodoro e basilico e alla dieta mediterranea, fino a che la situazione non si risolve, tanto il vino non manca. Ma va da sé che in simili circostanze ci vadano di mezzo tutti tipo effetto domino. Secondo uno studio del Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici, abbreviato in CMCC, già entro il 2050 tutta questa storia di siccità e bombe meteorologiche potrebbe costare al nostro PIL nazionale una perdita del 2,2%, pari a 36 miliardi di euro. Questo se non esageriamo con le danze tribali della pioggia. In uno scenario in cui le emissioni non saranno controllate, le perdite potrebbero toccare quota 8%, 116 miliardi. Le sorti dell'export dei nostri prodotti alimentari tipici si reggono ormai su un paio di gradi. Di fronte all'aumento di 2 gradi, la produzione potrebbe infatti avere una contrazione quantificabile in perdite per 12,5 miliardi. Ed è chiaro che tutti questi danni sono causati da un clima un po' sbarazzino. Lasciamo perdere per un singolo momento il perché il clima in questo 2022 sembra avercela col genere umano un po' tutto in generale, ma è chiaro che in questo caso abbiamo un problema non da poco. E sì, su Twitter si leggono commenti di persone che dicono che il caldo e le alluvioni ci sono sempre state. Ancora una volta, non sono però tanto i fenomeni in sé il problema, quanto la loro frequenza o la rapidità con cui, ad esempio, le temperature sono aumentate. Se nel periodo 1961-1990 la media delle temperature annuali si aggirava sui 13 gradi centigradi, negli ultimi 30 anni si sono registrate medie con picchi superiori di 1,7 gradi e di questo ritmo, per fine secolo, le medie potrebbero salire di 5,9 gradi. Ma se riuscissimo ad intervenire subito bloccando le emissioni, secondo il CMCC, potremmo riuscire a mantenere un equilibrio per tutto il secolo su valori tra il più 1,3 e più 1,7 gradi. In ogni caso, se ricordate la pericolosità che un aumento di 2 gradi può avere sulle nostre coltivazioni, stiamo letteralmente giocando con il fuoco. E non ci sono in gioco soltanto PIL, export e agricoltura. Ormai è quasi unanime la previsione secondo cui l'Italia sarebbe sempre più prossima a diventare un paese arido. Stando alle stime dell'IPCC, il nostro paese ha alte probabilità, assieme alla Spagna meridionale e alla Grecia, di convertirsi in una zona desertica, con tutte le conseguenze del caso su ecosistema, biodiversità ed economia. E mentre nelle nostre campagne la siccità, le tempeste improvvise, persino le epidemie di xylella rendono il dolce paesaggio collinare del bel paese più simile a una steppa kazaka post-apocalittica, nelle città si muore di caldo, a volte letteralmente. Prendiamo ad esempio una città come Roma. Uno studio sempre del CMCC ci dice che dal 2011 abbiamo avuto una serie di anni sempre più caldi, fino al più 0,8 gradi del 2020 e, continuando di questo passo, entro il 2100 avremo temperature medie stagionali superiori di 5 o 6 gradi. Il che vuol dire che, se in certi giorni estivi il termometro quest'anno ha toccato una quota 40-45 gradi, i 50 saranno quasi normali. Ma ancora più preoccupanti sono i periodi di calore con temperature record oltre la media, o per dirla con una definizione precisa, un periodo in cui le temperature minime e massime superano il 90% della distribuzione mensile per almeno 2 giorni. Sentirà che definizione. Cioè, tradotto in parole povere, se noi abbiamo un periodo di almeno 2 giorni in cui fa più caldo rispetto alla punta massima delle medie di quel mese e non rispetto al giorno più caldo, quindi, complimenti, abbiamo una bella ondata di calore. Ecco, di questo passo il numero dei giorni in heat wave all'anno potrebbero aumentare del 300% entro il 2050. E l'aspetto preoccupante è che la mortalità legata al caldo è strettamente correlata con questi periodi di ondate di calore anomalo. Se per Roma nel periodo 1975-2005 si sono registrate in media 38 morti all'anno, la situazione 2020-2050 sarà leggermente peggiore. In uno scenario che considera un livello di emissioni medio, le previsioni del Copernicus Climate Change Service parlano di un picco massimo di 407 morti annue, che possono salire fino a 732 in un contesto di alte emissioni. Che poi andrebbero contati anche i morti conseguenti ad alluvioni, causate anch'esse dalle precipitazioni impazzite che riversano su un territorio italiano già a rischio di dissesto idrogeologico una quantità d'acqua che non riesce a essere assorbita dal suolo. Le Marche sono solo l'ultimo esempio purtroppo triste, ma
Mi ricorderete sicuramente di quando ogni 3x2 Roma diventa un acquafan all'aria aperta. Mi ricordo anche di quando ogni singola volta una giunta comunale che sale al potere dice che sistemerà le cose, ma va bene così. Possono quindi sembrare numeri strampalati. E dopo tutto, come si fa a capire quando è il caldo a rappresentare il fattore letale? Le persone non sono mica ghiacciai, perché con i ghiacciai perlomeno ti rendi subito conto se è il caldo che li sta uccidendo. Prima di tornarmene dall'Islanda nel 2019 ho fatto diverse foto a un ghiacciaio, vediamo come lo ritrovo adesso quando torno. Non servono tabelle o calcoli statistici per capire lo stato di salute delle nostre montagne. Bastano un termometro e i propri occhi. Il primo ci dirà che negli ultimi 100 anni le temperature si sono alzate di 2 gradi e gli occhi noteranno che la neve si concentra sempre più in alto. Si stima che per ogni grado di aumento della temperatura il livello della neve si alzi di 150 metri. E i ghiacciai lo abbiamo visto che cosa fanno. Si sciolgono, si riducono oppure crollano direttamente, con risultati anche più tragici di quelli solamente ambientali. Ora, ciò che fate è fatto, e se i cambiamenti climatici sono la causa di queste catombe che vi abbiamo raccontato, tutto quello che noi miserabili, piccoli, schifosi esseri umani possiamo fare è semplice, al tempo stesso arduo, cioè limitare le emissioni, a partire dalle grandi multinazionali, fino ad arrivare a noi piccoli consumatori di primi, secondi, terzi, quarti paesi del mondo. Salvare il salvabile, insomma. E questo passa sì dalle nostre azioni e dalle nostre accortezze quotidiane, dal fare scelte più ecosostenibili secondo le nostre possibilità, ma passa anche da cambiamenti più grandi a livello di politiche che noi comuni mortali possiamo influenzare, quantomeno scegliendo politici che si impegnino in politiche ambientali e climatiche ambiziose. Le temperature non possono salire di più di 1,5 gradi se non vogliamo peggiorare la situazione. E peggiorare significa avere danni immensi. Secondo Legambiente, ogni anno l'Italia spende in media 1,55 miliardi di euro per emergenze ambientali e direte, beh, 1,55 miliardi sono un sacco di soldi, sì. Ma è anche vero che di questa cifra, i fondi per la prevenzione e quelli per la riparazione sono in rapporto 1 a 5. Spendiamo un sacco per riparare ciò che è già rotto e spendiamo molto meno per evitare che le cose si rompano ancora. Un atteggiamento di per sé poco virtuoso, ma dopo tutto c'è ancora molta confusione, molto ritardo su quello che dovrebbe essere il Piano Nazionale per la Prevenzione e l'Adattamento al Cambiamento Climatico del nostro territorio. Anche volendo, non sappiamo dove andare a investire e come sempre la nostra bellissima politica non sembra sapere da che parte rifarsi. Ora, mi scuso per questo tragico bollettino che poteva senz'altro essere anche più cupo e drammatico di quanto io solitamente non sia. Per molti di voi questi sono all'apparenza soltanto numeri privi di senso, per altri magari sono la profezia di Cassandra, ma forse la verità sta più nel mezzo. Come nel mezzo dovrebbero essere quantomeno le temperature globali, almeno per farci vivere tranquilli le prossime estati e soprattutto per farci mangiare una bella pasta con i fichi, finalmente. Un grazie a Giacomo per avermi affiancato in questo video. È sempre bello sentire la sua voce. Io invece devo ringraziare Simone che, come sempre, mi dà l'opportunità di parlarvi di questi temi che stanno a cuore sicuramente in particolar modo alla generazione di giovani italiani di cui io e lui facciamo parte. Se volete seguirmi, il mio canale YouTube è Airec, lo trovate qui sotto, e parlo di storie e mie avventure in vari paesi del mondo. Per Aspera, ad Astra.